E quindi, visto che abbiamo parlato di Langhe Nebbiolo, andiamo a ce l'abbiamo nel bicchiere, è il secondo che vi ho servito, e quindi Nebbiolo 100%. Nebbiolo ha come caratteristica quella dell'essere un colore piuttosto scarico, mai esagerato, polposo, eccetera. Ora la Cavallotto ha una capacità particolare di estrarre il colore, però se lo vedete in controluce vedete che ha un colore abbastanza, non è classico porpora vivace intensissimo, ovviamente è rosso porpora perché è un 2010, però non ha la carica, l'intensità, per esempio, sempre rimanendo in Piemonte, la Barbera e Dolcetto hanno un colore sempre molto più vivi. Loro hanno una maniera particolare di vinificazione che riescono comunque a estrarre molto molto bene il colore, però il Nebbiolo dal colore sì, 2010 è proprio l'annata colorata, perché altrimenti è un pochino più trasparente, anche se comunque il colore sta cambiando un po' anche in Barolo, per via che migliorano, diciamo, si aggiornano i metodi di lavorazione, un po' come in Toscana. Cioè, il Sangiovese non è più trasparente paglio, non è solo perché ci mettono il Merlot che è antidato soltanto da altre zone, ma anche perché ci si è trovato il modo di fissare meglio il colore. Vedete bene che di per sé avere più colore aumenta la longevità, al di là del fatto che ci cattura meglio all'occhio, più colore vuol dire più tannino, più quindi antiossidante, e quindi il vino si conserva sicuramente meglio. Comunque Nebbiolo, quindi il colore, il naso è diciamo, si capisce subito che è Nebbiolo, c'è cioè questa nota floreale fra la rosa e la lavanda, una nota molto molto bella, particolare, che ci rendiamo subito conto che non siamo in Toscana, insomma, noi siamo sempre a Sangiovese, si percepisce subito che è un altro mondo. A questo livello ovviamente non c'è tutta la complessità che poi sentiremo nei Barolo, ma c'è comunque l'importante che ci sia il carattere del Nebbiolo, quindi questi profumi, questa frutta generalmente rossa, veramente si va nel mirtillo della mora, è più facile appunto che si rimanga fragola di questo rosso, magari sono sensazioni che vanno più sul cuoio, un accenno di liquirizia, una punta di alloro. In bocca, ovviamente, anche una versione così giovane, sentite la freschezza particolare che hanno in Italia, perché solo i vini in Piemonte hanno questa freschezza, questa capacità di essere estremamente beverini. In Toscana anche, diciamo, se il Sangiovese è un vino proverbialmente fresco, acido, come può essere nel Chianti, non lo è mai come il Nebbiolo, che è proprio un altro tipo di acidità, un altro tipo di resa che lo rende un vino estremamente adatto alla tavola. Non per tutti, perché per qualcuno questa acidità può essere un po' eccessiva, e il tannino anche in versioni giovani come queste si sente abbastanza mortace. A chi piace il Nebbiolo, che fa questi gusti, è fenomenale, è fatto benissimo, però magari chi preferisce cose giovani un pochino più leggere e delicate a livello del tannino, magari può andare su Barbera, il Dolcetto. Invece il Nebbiolo, già anche da giovane, anche diciamo non selezionato in maniera particolare, dà un'impronta molto molto particolare.